Buonasera, incontriamo Nicolò Pavone, presidente del Rotary Club Palermo Sud. In questo momento siamo a Villa Bennici ed è una serata particolare dove il Rotary ha voluto sposare l'incontro fra la popolazione, il territorio e il proprio club. Mi può dire qualcosa in merito? Io ringrazio intanto il comune che ha messo a disposizione Villa Bennici per questa splendida manifestazione che il mio club ha deciso di seguire e di dare forza, tant'è vero che l'abbiamo chiamato Accendi la luce sul Ponte Ammiraglio. Perché accendi la luce sul Ponte Ammiraglio? Perché il Ponte Ammiraglio è una delle strutture che farà parte del patrimonio dell'UNESCO e che sarà visitata a giorni anche dagli ispettori. Noi altri come club abbiamo firmato una convenzione con l'UNESCO Sicilia e quindi non possiamo far altro che insieme agli altri tre club di Monreale e di Cefalù rafforzare questo percorso, il percorso arabo-normanno. Migliore occasione non poteva esserci che accendere la luce sul ponte Ammiraglio, così come il nostro presidente internazionale dice di accendere la luce sul Rotary. Noi l'abbiamo acceso su una parte della città, una parte che è ancora attiva, così come viene dimostrato dalla manifestazione di questa sera, che ha dato luogo praticamente a molti stand con commercianti, artigiani e anche professionisti che hanno dedicato parte delle loro attività a servire, a dare aiuto ai disagiati. Noi abbiamo fatto un service che secondo me è uno dei migliori, cercheremo di ripeterlo sempre su questa zona, perché è una zona che è meritevole di essere sostenuta nello sviluppo e nel non essere dimenticata. Grazie Presidente.